with you, there's no place I'd rather be. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, io sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Sensei a Soldier Soul e ragazzi sono sbalordito poiché non mi aspettavo che il video precedente fosse piaciuto a tal punto da chiedermi di provare a fare qualche altro gameplay appunto su questo gioco. E quindi ragazzi ho deciso di provare a fare subito lo scontro dopo a quello lì di Toro, se ricordate, tra Pegasus e appunto sì Toro. Quindi ragazzi, credo che dovremmo giocare con Crystal, se vedo bene, e ci andremo a giocare l'episodio 1-4 contro non so chi, sinceramente. Quindi direi di iniziare subito con questo episodio. ナカマたちと共に第3の級掃除級へ突入したセイヤたちだが、幻影に翻弄された聖夜たちはどうしても出口を見つけることができず、迷い人のように何度も入り口に戻ってしまうのであった。 二手に分かれ出口を探す。ヒョウガとシュン、その前に双子座ジェミニのゴールドセイントが立ち塞がる。この男がジェミニのセイント、なんて存在感のない奴なんだ。まるで亡霊のような。おそらくこの掃除球のメールは奴が作り出した幻影のはずだ。つまり奴を倒せば幻影は全て消える。あ、ちょっと待ってヒョウガ。 どけシュン、時間がない。金牛宮ではセイヤに助けられたが、今度は俺の番だ。行くぞジェミニ、ヒグナスの剣を受けてみろ。<笑>この掃除機の名をお前の死に場所となるのだ。 Ok ragazzi, eccoci quindi in questo scontro e mi aspettavo sinceramente molte più cutscene, quindi credo che le cutscene siano solo da, bene o male, destinare all'inizio del gioco, mettiamola così, cioè tutte quelle cutscene. Invece qui subito partiamo all'azione. O come vedete siamo con Crystal e ovviamente sfideremo Gemini, che sinceramente raga, vi ritorno a dire che io non le conosco tutte queste cose, appunto in Sensei o nei Cavalieri dello Zodiaco. Allora, proviamo a vedere un pochino le mosse che ha Crystal. Allora, proviamo un pochino polvere di diamanti, va bene. Sembrano bene o male le stesse mosse di Pegasus, cioè almeno questa qui sembra uguale, poi non so l'altra. Proviamo Aurora del Nord, vediamo un pochino. Eh beh, questa qui mi piace, devo dirlo. Anche Pegasus aveva una mossa che mi piaceva un pochino di più e un'altra un pochino di meno. Comunque sarei curioso di vedere quella lì finale, mettiamola così, eh. Che credo comunque, non lo so, forse lo scontro contro Gemini è solo questo qui, non credo che si prolunghi più di tanto. Vabbè, proviamo a fare polvere di diamanti, quella là suprema. Non l'abbiamo beccato, cosa è successo? Come si fa quella mossa? Forse dobbiamo farla da vicino? Vabbè, comunque, dai. Allora, raga, devo dire la verità, le mosse sono abbastanza difficilotte da fare qui, perché... Come... È vero, come leggevo in un commento, mi dicevano che questo, diciamo questa serie, non questa serie, non chiamiamola serie perché non me la sento di chiamarla ancora serie, però in questo gioco si sarebbero stati molti fail, ed effettivamente forse ha ragione. Intanto qui mi sta devastando Gemini, attenzione! Mio Dio! L'abbiamo battuto noi? No, ci ha battuto lui. Come vittoria? Attenzione, ci ha dato vittoria. Hyoga. Hyoga. どうしたのです。諦めるなんてあなたらしくないではありませんか。立ち上がるのです。ま ho un dubbio ragazzi, non è che quello era il game over e mi hanno fatto credere che non avevo perso. Mi sembra un pochino strano, eh. Secondo me quello era game over, solo che ora sono costretto a rifare lo scontro. E vabbè, vediamo che succede. Però è figo sto fatto che non ti fanno credere che non hai fatto mai game over. Comunque ora vediamo, perché dipende, può darsi, se perdiamo di nuovo raga capiamo sinceramente se era game over o no. Allora, vediamo un attimino, dai, facciamogli subito la mossa suprema, se si può chiamare così. Intanto questo è davvero forte, devo dirlo. Mi sta davvero devastando, vediamo se la riusciamo... Ah, ecco qua. Diamond Dust!
Beh, anche questa è figa, raga, devo dirlo. Ci sono le mosse, cioè le mosse supreme in questo gioco sono davvero spettacolari. Non me lo aspettavo, sinceramente. Tanto però questo mi fa sempre sta mossa che è davvero davvero forte. È un qualcosa di incredibile. Dai, andiamo di Aurora del Nord sempre. Che forse è la mossa più congeniale in questo momento. Spammiamo anche qui mosse, non fa niente. Dai, dai, ricarichiamoci subito. Oh, attenzione, mio Dio. Fa una mossa simile all'Aurora del Nord, Gemini, devo dirlo. Dai, dai, ricarichiamoci. E aspettate, fatemi vedere un attimo polvere di diamanti se arriva fin lì. Ma non è che si ricaricano ste mosse? No, forse non si ricaricano. Dai, Aurora del... come si chiama? Aurora del Nord. Dai, proviamo a rifargliela. Ti prego, distruggilo. Ok, l'abbiamo distrutto. Vino! Doda! Kefnas no tochi wa nimishimita ka? Hyoga, okashii in da. Chen ga sakki kara tomadotte iru yō nan da. Nani? Tomadotte iru to wa? Ano Gemini no Gold Saint ni taishite marude hannō sezu, mushiro teki ga doko ni iru no ka wakaranai to itta jōtai nan da. Baka na? Owari nan da. Another dimension! Hyoga! Hyoga! Kefnas wa ijigen no karata de kie satta. Tsugi wa omae no ban da. Ando no mega. Dragon no mega fujiu na okage de saki no futari soujikyū mo tsuka sarete shimatta no wa gosan de atta. Nokosu omae wa kanazu shitomete miseyo. Chen ga hannō shinai ということはこの場に敵は存在しないということだ。きっとジェミニのセイントを打ち破る方法があるはずだ。おかしい。僕のチェーンが戸惑うと。このジェミニの迷宮を永久にさまようがよい。Allora ragazzi, mi sento di confermarvi che molto probabilmente quello lì era davvero game over, perché credo che per ogni personaggio che dobbiamo affrontare ci siano due round, e non so come ho detto affrontare, credo di aver detto affrontare, una cosa del genere, vabbè, comunque lasciamo perdere. Allora, siamo con Andromeda e non ricordo se l'ho detto, vabbè, non ditemi niente perché vengo da una sessione di registrazione molto molto estenuante, infatti ho registrato molti episodi tra Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3 e Xenoverse. E vabbè, proviamo qualche mossicina di Andromeda. Catena di Andromeda. Oh, carina sta mossa. Onda del tuono, vediamo. Cos'è? Cos'è? Cos'era sta mossa? Ah, ok, ok. Ora ho capito. E dai, continuiamo a distruggere Gemini. Che lo dobbiamo fare fuori, non è possibile che non ci riusciamo. Dai, onda del tuono, figa sta mossa, aspettate un attimo. Onda del tuono, perfetto. E catena di Andromeda, che ne dite? Ci proviamo? Quella lì suprema però, aspettate, gliela voglio fare. Gliela voglio fare assolutamente. Attenzione però, no! Che palle sta mossa! Oh, scusate raga, non volevo. Non ditemi niente, ma non volevo. Dai, 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 dai! Dai! No! Non l'abbiamo preso! L'abbiamo preso, no! Che è successo? Non l'abbiamo preso! Non ci voglio credere! Raga, ora mi arriverà un super strike al canale per la parolaccia. Perfetto, comunque, mandiamo KO finalmente Gemini. E vediamo un pochino cosa succede ora. どこに隠れていようとも僕のチェーンは幻覚を作り出しているものを見つけ出して倒す。そこが行け、スクエアチェーンよ。倒すのは目の前のジェミニではない。それを操っている異次元の向こう側にいる男だ。バカな。異次元空間を超えてこの私の体に直接攻撃してくると。幻影が消えた。やはりジェミニのゴールドセイントはここには存在しなかったんだ。それにしてもヒョウガは無事だろうか。戦いの最中ジェミニに異次元に飛ばされてしまったけれど、ジェミニのコスモが消えた今
dokokani modotte kite iru hazu da. Perfetto ragazzi, quindi direi che questo episodio si può concludere qui. Voi ovviamente fatemi sapere con un bel mi piace e con un bel commento se volete che continuiamo bene o male con gli scontri, perché ragazzi io l'ho già detto nel primo episodio, non avevo intenzione di portare una serie su questo gioco, però se vedo comunque molto coinvolgimento da parte vostra, ovviamente noi mano a mano andremo avanti con gli scontri in questo gioco. Quindi ragazzi io direi che per oggi possa bastare qui e quindi vi do appuntamento in un prossimo video.